dare la parola a Davide, perché è stato chiamato in causa, e a Gaetano, perché volevo un attimo replicare. Ridarei la parola di nuovo a qualcuno di voi, se prego. Sono Ezio Mesini, insegno alla scuola di ingegneria e architettura della nostra università. Io penso che quando il nostro ultimo relatore si è posto all'inizio che cosa vogliamo essere, è una domanda certamente fondamentale, che cosa si vuole essere. E penso che non si possa rispondere dicendo vogliamo essere una sola cosa, vogliamo essere, penso, più cose. Vogliamo essere un paese che certamente punta sul manifatturiero, abbiamo visto che è estremamente importante puntare sul manifatturiero. Vogliamo essere un paese che punta all'high tech, grande tecnologia, innovazione, tecnologia, design e quant'altro. Non vogliamo rinunciare certamente a questo aspetto. Vogliamo essere un paese che punta all'internazionalizzazione, certamente. Vogliamo essere un paese, penso, che voglia puntare anche, se vogliamo, ai servizi al turismo. La nostra vocazione turistica nazionale è molto importante, come pure vogliamo essere un paese che vuole puntare al proprio patrimonio culturale, artistico e così. Quindi noi vogliamo essere molte cose. Volendo cercare di essere un paese che punta al manifatturiero, Davide ci ha sottolineato l'importanza del manifatturiero, a cui io credo fermamente, penso che non si debba trascurare un aspetto che qui voglio semplicemente toccare, poi vorrei che fosse rilanciato un po' da parte di tutti, del costo dell'energia, del fatto che ad una politica di tipo industriale, uno dei pilastri su cui la politica industriale deve poggiare è la politica energetica. Il nostro manifatturiero a livello competitivo non potrà mai confrontarsi con gli altri paesi se il costo dell'energia e il costo del lavoro, sottolineo anche il costo dell'energia, non vanno un po' di pari passo a quelli dei paesi con i quali dobbiamo competere. Quindi vorrei lanciare il discorso, forse la palla anche un po' per Davide, per sottolineare il fatto che la nostra politica energetica non possa essere trascurata, ma assolutamente in senso lato, a partire anche da quel po' di risorse al limite che il nostro stesso paese dispone.